ancora Mussolini non stava vincendo, invece di essere sostenuti sono stati, attenzione, siamo 5 anni prima delle stragi, e le stragi arriveranno 5 anni dopo, Falcone e Mussolini sono stati professionalmente parlando spazzati via. È finito tutto. Siamo italiani da 150 anni, facciamo gli italiani e facciamo anche gli europei, basta con i regionalismi, solo questo. Una politica che definisco semplicemente arrogante, per non usare altre parole, si permetteva il lusso di ricandidare in Sicilia, con quello che aveva pagato, un candidato alla presidenza della regione siciliana, il presidente uscente, che era sotto processo per favoreggiamento aggravato alla mafia, ma era una cosa inaccettabile, assolutamente inaccettabile, era uno schiaffo a chi aveva sacrificato la vita per restare coerente in quella terra. La forza della mafia sono proprio le complicità, le collusioni complesse della politica, degli affari, delle istituzioni, altrimenti non sarebbe più a parlare di mafia. La politica, alla fine dei conti, la politica vera, e qua si appunto annulla il confronto tra nord e sud, è la politica che bene o male fa gli interessi del cittadino e non gli interessi del politico stesso. Se noi lo intendiamo come un albero, alla base dobbiamo togliergli gli alimenti in modo che quest'albero secchi e si possa appunto abbattere.